Salve, stiamo preparando la cena di Natale. Per fare due piatti a base di pesce con due ricette molto semplici e molto veloci per non stare le ore in cucina. In camper non ci va. Quindi, di che cosa si tratta? Il primo piatto si tratta di una lasagnetta monoporzione di pesce fatta con un misto di pesci e poi vari ingredienti, ma vedrete molto molto veloce. Guardiamo gli ingredienti. Allora, intanto un misto di pesce. Io l'ho preso surgelato di ottima qualità, come vedete, ed è molto carino, molto buono. Poi il limone per togliere il sapore di surgelato dal pesce. Sale, aglio e prezzemolo. Tutto ciò va nella cottura del pesce. Ci aggiungeremo, quando è cotta, alla fine, un pochino di besciamella per renderlo più cremoso. Poi abbiamo crema di scampi e latte. Con questo faremo la salsa, un sughetto da versare sopra la lasagna quando sarà pronta, e ovviamente le lasagne che metterò dentro a questo vasettino, che è molto piccino ma mi va benissimo, e sono monoporzioni. Allora, che cosa farò? Comincerò col fare subito la salsa. Quindi metterò qua dentro latte e crema di scampi, porto a ebollizione, sbatto fino ad ottenere una salsa cremosa. Poi metterò sul fuoco il pesce con aglio, prezzemolo e un po' di olio. Li farò cuocere, aggiungerò un po' di grattata di limone. Quando sarà praticamente fatto, finito, aggiungo un cucchiaio di besciamella. Nel frattempo, ovviamente, farò cuocere le lasagne in modo da fare poi la struttura. Cominciamo a lavorare. Ecco qua, la lasagnina è pronta. Adesso ci aggiungiamo un pochino di questa crema di scampi per fare il condimento e il piatto è pronto. Avete visto tutti i passaggi, come al solito? È un piatto abbastanza, con un sapore abbastanza particolare, abbastanza raffinato. È adatto per una cena di Natale. Quindi vi auguro buon Natale, buone feste e alla vostra, come al solito. Vi ringrazio di aver... Aspettate che non c'ho il bicchiere. Aspetta, ecco qua. Alla vostra, come al solito. Vi ringrazio per aver guardato fino adesso e vi aspetto per un'altra ricetta. Arrivederci.